Bentornati su Nomama Mazzo, bentornati nella rubrica Trailer Reaction. Oggi è di nuovo Marvel Day, in cui parliamo appunto di Marvel e cade a fagiolo il trailer di Shang-Chi e la Leggenda dei Dieci Anelli, il nuovo film Marvel in cui si porta sul grande schermo uno dei personaggi minori del panorama Marvel. Andiamo subito a vedere e poi lo commentiamo assieme. Allora, siete pronti e via! Alla Bruce Lee, Jackie Chan. Ti ho dato 10 anni per vivere la tua vita. Now you see me rise. E dove ti ha portato? Ha camminato nella mia ombra. Per sopravvivere agli uomini più pericolosi del mondo. Figlio, è ora di prendere il tuo posto al mio fianco. Non se ne parla. Fuggire. Ho il tuo destino. Chi sei tu? Oddio. La Madonna. Siamo proprio un bel team. Allora, che cosa si può dire di questo trailer? Premessa, io adoro i film, quelli di Jackie Chan. Non dico tutti i film di arti marziali, perché per esempio i film di Bruce Lee sono un pochino invecchiati per i miei gusti, però adoro i film dove si coreografano in modo spettacolare i combattimenti di arti marziali. Questo film credo che mi soddisferà parecchio. Finalmente vediamo il mandarino. Per chi non lo sapesse, i 10 anelli sono stati nominati già nel lontano 2008 in occasione del primo film di Iron Man, perché per chi sempre non lo sapesse, per chi non legge i fumetti, ha visto solo l'MCU, il nemico principale di Iron Man, la nemesi di Iron Man, dovrebbe essere il mandarino, che però purtroppo in tutta la trilogia di Iron Man e negli Avengers non si è mai visto. C'è stato solo un accenno ad Iron Man 3, che ha fatto molto ridere i cinefili, ha fatto molto incazzare i fan dei fumetti, perché c'era un falso mandarino. Poi hanno, vista la rabbia appunto dei fan, hanno cercato di aggiustare il tutto con un corto in cui dicevano che esiste davvero il vero mandarino, e qui finalmente lo vediamo. Pare appunto che il mandarino sia il padre di Shang-Chi. Adesso mi sfugge se anche nei fumetti è così, scrivetemelo qua sotto nei commenti, perché non ricordo se c'è questa parentela, però è molto bello che trattino questi due personaggi e creino, diciamo, un mondo a sé. Io credo che l'obiettivo della Disney, che negli ultimi anni è stata sempre più inclusiva per appunto, scusate se sono terra, accaparrarsi il più pubblico possibile, quindi anche delle altre culture, anche comunque di chi si sente una minoranza, quindi lo abbiamo visto in tante altre opere, anche non proprio della Disney, anche a cartoni animati. Qua credo che vogliano fare con Shang-Chi quello che sono riusciti a fare con Black Panther, che è già un carattere formato nel fumetto. Qui appunto nei fumetti Shang-Chi è un personaggio davvero minore, nel senso che a volte lo vediamo come spalla di Iron Fist. Avete presente la serie TV di Iron Fist? Era proprio, comunque si capiva
nel panorama Marvel quanto Iron Fist contasse in tutto questo. Sono più eroi da strada, li vediamo magari collaborare ogni tanto con Daredevil, li vediamo collaborare con Spider-Man, ma non... cioè, era difficile aspettarsi un film sul grande schermo di un personaggio così minore, ma credo che la Disney voglia portarlo in auge proprio per dare alla popolazione asiatica, comunque agli asiatici, dare una figura di riferimento che possa essere quello che per la popolazione afroamericana o africana è stato Black Panther. Io credo che vogliano cercare di replicare questo successo al botteghino e magari anche a livello di cultura pop. L'unica cosa che mi dispiace è che purtroppo Iron Man si è sacrificato per sconfiggere Thanos e quindi non vedremo mai uno scontro tra Iron Man e il Mandarino, ma anche se l'avessimo visto non sarebbe davvero stata una nemesi, perché fondamentalmente le nemesi sono tali proprio perché si ossessionano dal loro nemico, dal protagonista, dal supereroe, e gli fanno ripetutamente i dispetti, se così vogliamo dire. Quindi se anche avessimo visto uno scontro tra Iron Man e il Mandarino, comunque non sarebbe stato epico, perché non sarebbero stati dei nemici mortali. Quindi peccato, questa magra consolazione, vediamo il Mandarino in questo contesto, però appunto senza l'eroe che dovrebbe essere il suo nemico principale. Fatemi sapere qui sotto cosa ne pensate voi, cosa vi aspettate da questo trailer, se avete dell'hype oppure se non me ne frega niente. Vi ricordo, se vi piacciono i fumetti, che domani sera alle 21 ci sfideremo io, Luca DJ, il canale di Kuro, l'altro fumetto e Pelati e Fumetti in una battaglia all'ultimo sangue su chi ne sa di più, appunto sui fumetti. Useremo il trivial a tema fumetti, però sarà una Royal Rumble, quindi noi faremo le domande e il primo che risponde sarà il più bravo, diciamo. Io come sempre con l'inchino e con l'imbuto vi saluto e vi dico arrivederci al prossimo video.